Grandi artisti, sempre qui a Latitude Studio. Io sono felice di aver invitato il mio amico Marco, a.k.a. Wrong On You. Come Ciao. Stai? Bene, bene, alla grande. Sono felice di riaverti qui, perché poi questo posto qui è anche un po' casa, se vuoi passarci a trovare. Devo dire che è molto bello. Ti piace? È uno dei miei studi preferiti di Milano. Questa cosa va detta, è giusto che venga detta. Però proviamo a inquadrare un po' quello che è stato il tuo percorso musicale, okay. Che parte dalla mia maglietta, o sbaglio? Sì, esatto. Sì. Allora, io comincio... Esatto, periodo Chili Peppers. Io avevo suonato, avevo cominciato proprio... Ho preso la chitarra per dire voglio fare le cover di Red Hot Chili Peppers, che avevo 13 anni, 14 anni. Credevo fosse molto più semplice la cosa. Cioè, tipo, che tipo, non c'avevo ancora la chitarra e ho già organizzato la band. Però io non sapevo suonare. Facevo, allora tu suoni il basso, io dai, facciamo questo, facciamo quello. Ti fai i capelli blu. Sì, e sì. E poi invece ho preso la chitarra e ho fatto. No, non funziona. Cioè, è rotta, non vado da rotta. E quindi da lì prima ho suonato. Poi in verità tutti i miei amici hanno cominciato ad ascoltare metal. Ero l'unico e dice che fai, non lo senti, per te a fatica che ti frega, a fatica comincio a sentirlo, come sono appassionato, mi sono comprato la DIN uguale a quella di Dan Bagdar, tutti i soldi di Natale spesi per quella chitarra, una custodia rigida che sembrava una cassa da morto, era gigantesca di legno, che sia comunque in linea con il genere, esatto, cioè. E quindi lì c'è un gruppo cover Sepultura, poi un gruppo cover Pantera per la chitarra. E poi a un certo punto mi sono detto, vabbè, io mi trovo pure altri amici, perché a me piace suonare, no? Vorrei davvero fare Red Hot Chili Peppers. Quindi tanto dicevo... scrivere in maggiore. Sì, esatto, sì, sì. E quindi faceva ridere che io facevo le cover delle Red Hot Chili Peppers con la Dean di Dan Bagdar. E niente, da lì è cominciato, se no mi si è aperto un po' sto mondo. E guardando nel 2006 il live che fecero Red Hot Chili Peppers qui a Milano all'Alcatraz, che presentarono Stadium Arcadium, era in diretta su MTV, mia madre non mi ci ha mandato perché avevo 15 anni e mezzo quando è uscito Stadium Arcadium. E a un certo punto Frusciante fa For Emily di Simon & Garfunkel e faccio, ma canta meglio di altri kiddies Frusciante. E quindi da lì ho scritto John Frusciante su Google e ho scoperto già stava nel 2006 a 14 dischi da solista. Sì. E quindi c'è questa discografia ampia, mi sono cominciato a sentire, mi sono totalmente innamorato della libertà artistica, proprio saltava le strutture, non mi fregava niente. E quindi io, ispirato da quelle cose, ho cominciato a fare. Ho aperto un canale SoundCloud Bandcamp dove facevo tutte le registrazioni fatte con una piccola scheda audio a casa. E all'inizio erano tutti pezzi di chitarra, solo chitarre, intrecciate, un po' psichedeliche, un po' così. Poi, oltre che sotto la doccia, ho trovato più o meno il coraggio di cantare pure canticchiare. E feci questa canzone, si chiama Side, che praticamente era un testo che si ripeteva all'infinito con due frasi. E col giro di chitarra, la batteria con una drum machine, la Roland 808 famosa che avevo scroccato da un'amica. E da lì mi scrisse un professore di Oxford cioè mi sono trovato sul conto di Bandcamp, io ho messo offerta libera, se mettevi zero dopo gli scarica comunque il pezzo. Io dicevo ai miei amici, regà, lo scaricate, potete pure scrivere zero e via. E invece mi trovo una sterlina e 50 nel conticino, nella colonna dei conti. E faccio, boh, saranno sbagliati pure, che bello, qualcuno che crede nella musica, eccetera, eccetera. E quindi poi mi arriva un'email, questo professore dice, io sono il professore di Sound Technology di Oxford, se vuoi venire al mio studio a fare un demo, una prova, vuoi fare un'esperienza all'estero, mi farebbe molto piacere, mi piace come scrivi. Io prendo l'email e la cestina, dicendo, guarda questi che si inventano pure di fare le truffe, no, da bigotto di paese, cioè. Ma guarda che fa... E invece arriverò lì e vorranno ingrandirmi il pene. Esatto, dai, esatto. E invece la cosa assurda è che un mio caro amico era uno studente di questo professore. E mentre costruivano tutti i congegni con Sound Technology, eccetera, eccetera, mette un po' di musica a parte il pezzo mio. E lui fa: professore, stava una ruota in verità. Professore, questo amico mio. Fa, io ho scritto un'email ma non mi ha risposto. Allora lui me lo dice subito. Oh, rispondi. E alla fine sono andato 2 settimane lì. Ho fatto dei demo, ma non ci ho fatto niente, non sono mai usciti e l'ho pure persi con sta roba del deserto. Sarà digitale. Sono contento questo professore, sì, prima non lo caghi, poi perdi le demo. Ma pure trovato 2 concerti lì mentre stavo lì con te. E quindi non ci ho fatto nulla con quelle canzoni, però è stato fondamentale questa esperienza che proprio è stata la scintilla che poi ha fatto inizio a tutto, mi ha fatto prendere ancora più coraggio. E poi sono state tutte esperienze fighe. La prima apertura internazionale figa che ho fatto è stata lì Ranaldo dei Sonic Youth, che ero contentissimo, che poi c'era Steve Sherry, la batteria dei Sonic Youth con la cassa dei Sonic Youth originali 90, fomentatissimo. Scena triste, io ho dato il demo a fine serata e io ho una fobia, non una fobia, una malattia
di una cleptomania che faccio a fine concerto, ovvero che ripasso in camerino e tutte le cose che non sono state toccate da mangiare me le porto via e le Certo. uso per il viaggio del giorno dopo. Faccio Giusto, questa cosa, corretto, corretto. visto che cioè, se non le Vabbè, buttano, qualcuno li ha ovviamente, pagati, che ne certo. so, magari una Coca-Cola, una Mango Loco, qualcosa da bere, da portare via. E ti dirò, sotto 1.000 panini ciancicati c'era il mio demo lasciato lì. Quindi sono rimasto là, è stato tipo, ho detto, questo lavoro non fa più che scene da film, tipo, no, che guardi l'altro. Però non mi sono lasciato abbattere e poi sono entrate anche Ma altre era già cose. Wrong On You? Ti presentavi già Sì, così? praticamente stavo chitarra acustica, drum machine, loop station, facevo un culo così e ho scoperto che non mi godevo assolutamente il concerto perché stavo a fare mille cose, guarda per terra, guarda in aria, poi all'epoca non neanche all'inizio un musicista non c'ha il suo fonico, Certo. quindi immagina che bordello. A un certo punto cominciano a notarti e cominci veramente a arrivare al pubblico, prima più nel mercato indipendente, poi anche quello mainstream, fino ad arrivare ai successi più recenti. Quando è che tu hai capito che realmente si stava spostando la lancetta e che finalmente potevi fare questo tipo di lavoro? Ma lo sai che mi sono ritrovato a un certo punto a frequentare gente che mai avrei pensato di frequentare, nel senso, c'era, magari l'hai incrociato con tutte le cose che fate in comune, c'è Frubio, Gabriele Certo, Rubini, lui fu uno dei primissimi a sponsorizzare apertamente senza problemi il progetto, c'era proprio, bastava, lui faceva tipo un cooking show durante un festival, io l'avevo incontrato una volta una partita di rugby, che c'era pure Ringo, mi ricordo, all'Olimpico che giocava l'Italia, e ho detto sai pure io sono di Frascati, fa sì sì ma ho sentito qualcosa di tuo, che sono tutti e due dei Castelli Romani e quindi da lì c'era il concerto, ho fatto ti ricordi come uscì là, fa sì sì vado io alle 6:30 suono qua, se ti va di restare mi fa piacere, fa la voglia, è stato là a fischiare tutto il tempo, fomentatissimo, applaudire, e finito il concerto, ah dammi la maglietta, voglio fare questo. Infatti vedevi su D-Max ogni tanto la maglietta, però io faceva molto ridere, stavo con questo orso gigante disegnato. E quindi da lì è cominciato ad entrare un po' nel giro del passaparola. Poi un altro che mi ha aiutato tanto all'inizio è stato Bob Angelini, che non sa, in tour con Niccolò Fabio, pure scritto belle canzoni di Niccolò, eccetera, eccetera. E quindi tutti questi movimenti hanno fatto sì che io finissi a fare l'apertura per tutto il tour di Niccolò Fabio. E lì ho cominciato a ingranare un po', forse ne vale la pena di soffrire un po', perché c'è tanta sofferenza in questo lavoro. Uno dall'esterno vede, ah, guarda quello, guarda quanti like, guarda quante, ma sono tutte cazzate sostanzialmente, perché quello che si vive uno, tutte le ansie, le cose, è veramente l'inferno. Infatti sto pensando di andare a fare il pescatore a breve, che mi sono appassionato alla pesca, vorrei spendere tutto in un peschereccio e... Un passaggio fondamentale poi nel tuo percorso artistico, ovvero cominciare a staccarsi un po' da quello che è il modello totalmente internazionale e rientrare un po' in patria. Ah sì, per forza. Nel senso lì è stata, cioè, allora, riassumiamo tutto quello che è successo. Io ho fatto un EP che mi ha fatto notare, che era proprio puramente libero, non mi interessava niente, l'avevo proprio registrato per pura passione, che si chiama The Mountain Man. Uscito quello, mi sono cominciato ad arrivare delle email e ho imparato a non buttare le email, a leggerle bene. E alla fine c'erano proposte di Sony, Universal e Carosello, che poi alla fine è la casa discografica con cui ho firmato. E quindi tra una cosa e l'altra ho detto pure lì, è stato un segnale, ok, magari ci si può fare un'idea di fare questo lavoro. Andando avanti ho fatto un altro disco in inglese che si chiama Rebirth, Milano Parla Piano, che è il mio primo appunto lavoro in italiano. E la scelta di cantare in italiano è stata comunque sia non una forzatura da parte della casa discografica, perché io sono il primo a dire se la cosa mi fa sta male non la faccio, cioè la faccio ma la faccio male, quindi sto male due volte, quindi se non me la sento non la faccio. È stata un po' una sfida a riuscire a mantenere un timbro diciamo straniero, Sì. oltre che nella voce anche nelle produzioni, cioè io dico, la faccio a patto che rimango me stesso, quindi mi sono preso del tempo, ho cominciato a scrivere, a impegnarmi, a capire che temi affrontare e mi sono ritrovato molto a parlare, mi accorgevo che parlavo molto in coppia all'inizio, poi dicevo no, cioè devo parlare anche magari solo di me queste cose, quindi sempre più sul personale. C'è stato un pezzo che si chiama Più di prima, che parla tra l'altro di un ipotetico pescatore, no, si parla di una nave. E qui nel bridge, nel ritornello, dice: sono una nave stanca che ha perso le forze a combattere le onde, non ho perso mai il coraggio di andarmene un po' al largo. E quella cosa intendevo proprio quello che mi stavo vivendo, cioè tutto il rapporto con la discografia, con
col music business, quelle cose che ti dicono no, non c'è tempo, dai, sbrigati, cioè tu arrivi dal produttore e cioè, tu lo vedi Rick Rubin, per esempio, che fa Anthony Kiddis, dai, sbrigati che dopo viene Adele, ma non c'ho tempo, cioè, capito, non esiste sta cosa. Non c'è più. Rick Rubin è più tranquillo. Non lo direbbe mai, sì. Questo intendo. Perché è uno, posso dire parolacce? Certo. Con controcazzi. Certo. Quindi, la cosa della discografia, che faccio un po' di polemica, ti piace? Sì, sì, molto, molto. Facciamo anche dei nomi, se vuoi. No, quello mai. Però, dico, c'è una fretta nel fare la musica che ti fa perdere talmente il gusto di farla. Perché io davvero dicevo, no, dai, però, dai, viene Emma dopo. E faccio, hai capito? Però abbiamo preso appuntamento, dice sì, due ore va bene? Faccio, che ne so, che cioè, una notte si faceva nottata. Certo. E andavi a dormire alle 8 di mattina, alle 2 del pomeriggio ricominciavi, cioè era bello prima. E quindi il fatto di non prendere, cioè poi so pure io, scemo, che vado all'ultimo, oggi ci vediamo domani? E non lo so, con te le posso fare queste cose, con gli altri è difficile. E quindi trovare qualcuno che lo fa per passione, c'è, ma c'è il soldo di mezzo, che è clamoroso. Cioè, se tu pensi alla storia di Quincy Jones o Ray Charles pure, mo perché ho visto il film di nuovo la 10 morte di recente, vedete che Quincy Jones non lo facevano entrare nei locali, Ray Charles lo trattavano come un poraccio, eppure è gente che ha fatto la storia. Cioè, io ho avuto l'onore, tra l'altro, di registrare il disco in California, Roberto, quello in inglese, il primo LP, diciamo, che parola vecchia ormai, bello, il primo però. LP. E stavo studio accanto ogni mattina per un mese e mezzo, prendevo il caffè con il dispensato, che è giusto il fonico di Thriller, così, Bad, di così. Michael Jackson, sì. E diceva certe perle assurde. È stata un'esperienza fighissima. Ho incontrato Quincy Jones, che mi ha chiesto di sposti, che domando in bagno. Mi ha fatto tipo, che una cosa che, faccio sta chiusura volante, una cosa che più è pericolosa nel mondo del musicista è l'ego, non l'ego, certo, ma l'ego, e quello ti massacra. Se prende il sopravvento, come è successo all'inizio del ridò, perché mi sono ritrovato tutti addosso, oh, facciamo una foto, facciamo quella, e ho perso la voce. Rientrando proprio nella voce, ho ritrovato il piacere davvero di fare musica. Meno Mariah Carey e più Keanu Reeves. Questo, yes, è un po' il... Madonna, bravo, avevo detto quello che volevo dire. Sì. Guarda, io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo, anche perché veramente c'è tantissima stima in quello che fai, il tuo progetto è meraviglioso. Grazie mille per aver passato qua. Mi fa super piacere questa cosa, grazie a voi. Ciao.